Bisogna tutelare l'agroindustria siciliana dall'invasione dei prodotti stranieri. Così il leader di Energia per l'Italia Stefano Parisi, ieri a Comiso, a sostegno della campagna elettorale di Giorgia Essensa. Insieme, davanti ad una folta platea, hanno affrontato i temi dello sviluppo della Sicilia dopo le ultime deprimenti stagioni del governo Crocetta. C'è bisogno di cambiare l'isola, il leitmotiv dei due, in quanto l'attuale tessuto politico e amministrativo ne soffoca le energie positive. Gli obiettivi da raggiungere sono tanti. Il primo è quello di convincere gli indecisi ad andare a votare, il secondo è quello di smentire la favola dei grillini che sono diversi dagli altri, che sarebbero pronti a governare la Sicilia prima e l'Italia dopo, perché basta pensare all'esempio pessimo di amministrazione delle grandi città per rendersi conto di quello che valgono sul campo. E quindi c'è da convincere questo, e c'è da convincere soprattutto le persone a scegliere finalmente un presidente capace, l'ho dimostrato con i fatti, 10 anni governando la provincia di Catania, onesto, trasparente, corretto, affidabile, non ricattabile, e quindi la garanzia anche per alleati che in alcuni casi non appaiono così all'altezza della situazione come si era sperato. Però con un presidente come Nello Musumeci ci sta tutto, e c'è la garanzia nella sua persona. C'è l'ulteriore garanzia che la lista diventerà bellissima, questa unica novità della politica siciliana, che è una rete civica trasversale che ha avuto il grandissimo apporto da parte del movimento creato dal dottore Parisi di Energie per l'Italia. Infatti quel per contenuto in belle dimensioni all'interno del simbolo significa e dimostra anche materialmente l'appoggio del movimento di Energia per l'Italia del dottore Parisi in prima persona questa campagna elettorale. Ma manca la voglia di una classe dirigente che invece di badare al proprio potere deve badare allo sviluppo della Sicilia. Questo è il nodo. Troppi dirigenti, purtroppo anche all'interno del centrodestra, hanno una storia di proprio potere. Scorrono le elezioni soltanto per acquisire una posizione di potere. Una cosa è vincere le elezioni, una cosa è governare. E la Sicilia ha un grande potenziale, però abbiamo bisogno che ci sia una politica che capisca che deve togliere di mezzo la burocrazia, deve abbassare le tasse e deve fare in modo che l'economia cresca. E quindi è necessario avere un gruppo dirigente in regione che capisca questo, se faccia le infrastrutture invece di fare assunzioni precarie. Ci sono tantissime cose da fare, solo che la politica non deve badare a se stessa, ma deve badare al proprio popolo, e questa è la cifra della differenza di questa lista rispetto alle altre. Puntare su questa lista vuol dire aumentare la capacità di Nello Musumeci, dare più forza a Nello Musumeci come presidente leader di una nuova politica che deve essere fatta in regione.